Ciao a tutti amici di Animazione Compleanni. In questo tutorial, come avrete visto dall'anteprima, vi mostrerò come fare una sposina. Iniziamo con un bel po' di palloncini bianchi per fare il vestito. Prendete il primo palloncino bianco, ricordate di lasciarli tutti sgonfi di circa 4 dita alla fine. E all'inizio facciamo una pallina e la facciamo girare su se stessa. Facciamo la stessa cosa anche con un altro palloncino bianco. Poi prendiamo la distanza di 3 dita, facciamo la torsione. Facciamo la stessa cosa anche nell'altro palloncino bianco, quindi a 3 dita facciamo la torsione e uniamo insieme le due torsioni. Prendiamo il terzo palloncino bianco e lo uniamo in questo punto. Ad una distanza di 6 dita facciamo la torsione. Facciamo una torsione dopo 6 dita anche in un altro palloncino bianco. Uniamo e facciamo la stessa cosa anche con il terzo palloncino. Torsione e lo uniamo agli altri. Adesso inizieremo con la parte della gonna. Prendiamo un palloncino, facciamo una pallina e poi una pallina fatta girare su se stessa. Facciamo anche in un altro palloncino una pallina. Poi prendiamo il palloncino nel quale abbiamo fatto la pallina fatta girare su se stessa, ad una distanza di 2 dita facciamo la torsione e andiamo ad unire questa torsione con la torsione che abbiamo fatto nell'altro palloncino. Continuiamo nello stesso modo, cioè passiamo nel terzo palloncino, facciamo la nostra pallina, facciamo la torsione nel palloncino precedente a 2 dita e uniamo insieme. Anche con l'ultimo palloncino facciamo la torsione dopo 2 dita e andiamo ad unirla alla pallina fatta girare su se stessa. Il primo strato della nostra gonna è pronta. Adesso continuiamo facendo una pallina e una pallina fatta girare su se stessa. Aumentiamo un po' questa distanza, quindi anziché una torsione dopo 2 dita, la facciamo dopo 4 dita. Facciamo una pallina nel palloncino successivo e uniamo insieme. Quindi 4 dita, torsione, pallina nell'altro palloncino e uniamo. 4 dita, torsione e ci uniamo alla pallina fatta girare su se stessa. Anche il secondo strato è fatto. Di nuovo torniamo a fare la nostra pallina. Pallina fatta girare su se stessa. E anziché 4 dita, questa volta la facciamo di 6 o 7 dita.
anche il terzo strato è pronto. Continuate così facendo 6 strati in totale della gonna. Se finite i palloncini aggiungetene altri e continuate sempre nello stesso modo aumentando questa distanza. Ok, quando avrete completato tutti e 6 gli strati della gonna, iniziamo a fare una frappettina attorno a tutta la base della gonna. Per fare la frappa dovete prendere sempre dei palloncini bianchi, lasciarli sgonfi un po' di più questa volta, di circa 7 dita, e fare un piccolissimo petalo. Seguite da 2 palline fatte girare su se stesse, poi una pallina rotonda normale e ricominciate dal petalo. Di nuovo le 2 palline fatte girare su se stesse. Adesso la pallina rotonda normale e di nuovo il petalo. Le 2 palline fatte girare su se stesse. Visto che c'è rimasta una parte di palloncino troppo piccola, andiamo a tagliare, facciamo un nodo, e attacchiamo un altro palloncino bianco per continuare a fare la stessa cosa. Quindi pallina, petalo e così via. Continuate. Fatto 5 o 6 petali consecutivi, provate a vedere se avete raggiunto la lunghezza di una parte della gonna, e visto che ci siamo arrivati andiamo ad attaccarlo. Uniamo il pezzetto finale che ci rimane ad un angolo della gonna. Un pezzetto di scarto per attaccare anche la parte iniziale. Qua una parte di frappa è pronta. Facciamo la stessa cosa per creare le altre 2 parti. Ecco qui,
Il vestito è pronto. Vi lascio al prossimo tutorial per scoprire come continuare a fare la nostra sposina. Ciao a tutti, al prossimo video!